i playoff però in maniera un po strana eh sì eh, forse non ce l'aspettavamo di fare i playoff col gruppo del calcio 11 nel campionato di calcio 5 cerchiamo di fare un po' il film della situazione cerchiamo di far capire cosa è successo è successo eh, una di quelle classiche situazioni che la coperta non è mai abbastanza lunga per coprire tutti. Eh, tiro io da una parte, tirano i giocatori dall'altra, io ho un carattere un pochettino così vulcanico e difficilmente me le lascio passare sul naso. Eh, e quindi abbiamo preso questa decisione di comune accordo, attenzione, i ragazzi hanno deciso di non, di non scendere in campo, non l'abbiamo accettata. Eh, la scelta forse più facile e più semplice sarebbe stata quella di non presentarsi direttamente però avremmo detto, avremmo eh, sicuramente lasciato la mano in bocca a tutti gli appassionati di questo sport siccome è importante valorizzare questo sport apposta che perché è importante abbiamo deciso di far giocare questi playoff alla squadra di calcio A11 anche perché la squadra non ci avrebbe fatto una bella figura, dopo che ti sei piazzato secondo in campionato, hai vinto la Final Four, sei, hai sfiorato la Final Four nazionale, dico alla fine non presentarsi della gara di finale. Questa è la finale del girone A. Dopodiché, sempre domani, ci eh, sabato ci sarà la finale del girone B, che sarà Leontini contro città di, di Mascalucia. Il 12, invece, ci sarà la finale regionale. Poi il 19 la vincente siciliana andrà, eh, giocherà in casa contro la società abruzzese del Celano. Eh, e il 26 in Abruzzo. La vincente di Abruzzo Sicilia giocherà il 2 giugno contro la vincente di Campanilazio e il 9 giugno. Eh, contro in casa, quindi contro sempre la vincente di Campanella. Quindi un percorso comunque molto molto lungo, però, eh, come dici bene? Eh, è un grande passo comunque per tutti noi che abbiamo calcato per anni la serie B. Quindi se questi ragazzi vogliono andrando fino in fondo si può dire che non staccheranno perché poi magari ricomincia la preparazione per il prossimo anno e ricominceremo noi a soffrire di meno la domenica visto che la domenica allora non sappiamo cosa fare. Infatti è uno dei problemi che ci ha portato a questa rottura con i ragazzi del calcio del a calcio 5. I ragazzi del calcio a 5 non hanno dato disponibilità a continuare il prossimo anno con noi per un'eventuale Serie B eh, e quindi è stato fisiologico... Eh, Capire eh, che cosa volevamo fare da grandi perché comunque continuare fino al 9 giugno significava riprendere dal 10 giugno perché il 15 luglio, eh, anzi scusa, il 10 luglio scade l'iscrizione al campionato nazionale di Serie B, quindi poi ci sarebbe un mese appena per programmare. Noi siamo pronti a programmare con la voglia e con l'entusiasmo, ma con i giocatori che ne avranno voglia e entusiasmo. Quale sarà secondo te l'avversario più forte? più duro da affrontare per questi ragazzi che hanno fatto calcio a 11 e ora si ritroveranno proiettati in una situazione per loro molto diversa, perché il calcio a 5 ha delle regole molto diverse dal calcio a 11. L'avversario più difficile di tutto sarà il primo avversario, proprio l'Agragas. Eh, si si scontreranno con una delle più belle realtà siciliane di calcio a 5, con eh, giocatori di altissimo livello, con giocatori che hanno, fatto le categorie nazionali, hanno calcato le categorie nazionali per tanti anni. Eh, basti pensare a Gian Mario Fuschi, Gianluca Sgro. Eh, veramente una grande bella squadra, una gran bella società. Loro l'affronteranno eh, forse nel migliore dei modi perché eh, non hanno i favori del pronostico, la prendono, la stanno prendendo come un divertimento, come è giusto che sia, la giocheranno in un sintetico, Il Lagragas non è abituato a giocare in un sintetico, mentre mentre i <ride> ragazzi al ragazzi calcio 11 si allenano al calcio 11 nel sintetico e quindi hanno... E in più Lagragas non avrà punti di riferimento perché non conoscendo nessuno del calcio 11 è chiaro che comunque la vedrà. Abbiamo Carmelo Tripoli che sta dando qualche informazione abbiamo chiesto disponibilità a Carmelo Tripoli che guiderà sabato questa, questa squadra in panchina. Oggi sta dando delle indicazioni eh, al, alla squadra insieme a Marco Mineo appunto siederà in panchina sabato. Allora diamo appuntamento a tutti sabato. Ricordiamone, alle ore 17 si giocherà qui ai campi San Marco. Esattamente, vi aspettiamo al Centro Sportivo San Marco sabato alle ore 17 per questa sfida eh, un, epica, sicuramente, una sfida un po' eh, diversa. Non è calciacino sarà calciacinque, non sarà futsal, ma sarà calcetto, forse sì, è un, è un ritorno un po' alle origini, più alle origini. Sicuramente lo faremo con una grandissima voglia, un grandissimo spirito di, di gruppo, una grande felicità dentro. Dispiace ancora per i ragazzi che hanno preso questa decisione. Decisione. Spero sempre in una loro decisione nell'ultimo minuto di recedere e di vederli qua sabato, quantomeno a tifare per noi. E poi, chissà, se sorrose fioriranno, magari passiamo questo turno e poi si ricompatta tutto. Chi lo sa, Marco, alla fine facciamo i playoff? Quindi. Eh beh sì, si è aperta questa, questa possibilità, alla fine per noi è un piacere. Eh, non sappiamo e non vogliamo sapere quello che è successo. Eh... È ovvio che rappresentare Bagheria in qualunque categoria, in qualunque sport per noi è importante, quindi rappresenteremo con grande umiltà nei playoff la nostra società e siamo contenti di questo, onorando, cercando di onorare il grande risultato che hanno ottenuto i nostri fratelli del gruppo del calcio a 5. Quale potrà essere secondo te la più grossa difficoltà che potrà incontrare un giocatore abituato al calcio a 11 che gioca al calcio a 5? Ma partiamo dal presupposto che comunque la più grossa difficoltà sono difficoltà da un punto di vista tattica. Inoltre incontriamo una squadra forte che ha degli elementi importanti, che hanno fatto categorie importanti, quindi sicuramente non sarà facile. Noi ci metteremo la nostra voglia, la nostra voglia di divertirci, la nostra voglia di fare appunto i playoff e niente, poi sarà il campo a decidere chi sarà più forte e chi dovrà vincere. Ripeto, ma Massimo rispetto per la perché è una squadra con degli elementi importanti che conosco bene, che hanno fatto anche la storia del calcio a 5 Palermitano, quindi eh, sicuramente da parte nostra ci sarà grande difficoltà e grande rispetto. Ma vediamo se sono pronti questi ragazzi per fare questa partita. Qua ne abbiamo uno a caso, uno dei tanti che si ritroverà in campo. Era già pronto per andare bello tranquillo al mare. Invece. E invece siamo di nuovo qua. Oggi ci facciamo il primo allenamento, credo primo. Spero che non sia l'ultimo. Un'altra un sfida che dobbiamo cercare di, di raggiungere l'obiettivo e passare ai playoff. Speriamo che vada bene, anche se non è il, cioè non, il nostro sport, o meglio, io dico, io non ho mai giocato a calcio a 5. Quindi spero di fare bene con i miei compagni e cercheremo di, di dare fino alla torcere all'Akragas. Proprio l'Agraz, quindi, perché si è piazzato terza in campionato, come dicevi poco fa, è una squadra di tutto il rispetto che nell'ultima partita di giocata, pure in casa, batte a domicilio il Bagheria alla fine. Di un, una situazione un po' particolare. No, li conosco bene. Come tu ben sai, io ho un passato da allenatore di Calciacinque, quindi conosco bene questi, questi ragazzi, conosco bene il loro allenatore, è un allenatore molto preparato. Ci sono dei ragazzi palermitani su tutti i Sgro e Fuschi che ripeto hanno fatto la storia di questo sport, soprattutto a Palermo. Quindi so benissimo che difficoltà troviamo e so benissimo che fare un allenamento soltanto in questo sport è come mettere una goccia nell'oceano, quindi eh, non sarà per niente facile. Ripeto, noi ci metteremo la nostra voglia, la, la nostra grande passione. Eh, ribadisco il massimo rispetto per quello che, che è stato, per il secondo posto, per i ragazzi che hanno fatto così Bene, durante la stagione va rispettata la maglia, va rispettata la società, va rispettato anche il piazzamento di questi ragazzi. Quindi, noi ci faremo la nostra onesta partita e ci divertiremo. Per noi, è un appendice importante per quello che abbiamo fatto. Dico non è il playoff di promozione, però dico va bene così. Cercheremo di onorare il campo. Davide, allora appuntamento a tutti: sabato alle 17. Qui ai Campi San Marco. L'apporto del pubblico ci vorrebbe in questo caso, è certo. È sempre importante, dà sempre una mano a noi penso a tutti i ragazzi che vanno in campo, e, diciamo, il pubblico è il 30% delle... dà una, una forza in più, dico, è un e 30%. Possiamo dire sarà proprio al ridosso? Eh sì, Quindi effettivamente sì. sì, perché comunque giochiamo il calcio a 5, è un campetto, e, ripeto che noi non siamo abituati, ma speriamo di, di fare bella figura. Stiamo arrivando alla fine della stagione ed è un'annata molto positiva per i colori nero azzurri quest'anno. Molto positiva sia per i numeri che abbiamo avuto fin da inizio campionato, sia mh, per i risultati. Eh, mh, perché comunque, soprattutto con i giovanissimi, ad ottobre abbiamo raggiunto eh, un numero di 38 ragazzi, che è un, un risultato molto importante e con, con gli stessi giovanissimi eh, abbiamo vinto il campionato provinciale e adesso stiamo facendo, facendo playoff anche con gli allievi abbiamo mantenuto le aspettative eh, di mantenere la, la categoria degli allievi regionali e ci siamo, ci siamo riusciti il nostro settore giovanile diciamo è il fiore all'occhiello del bagheria città delle ville eh, dobbiamo crescere più con, eh, con i piccoli, con l'attività di base, ma sono convinto che mh, piano piano ci riusciremo. Quanto è il rammarico per quello spareggio col Castelbuono della Juniors dopo tutto quello che è venuto fuori dopo? Eh, tantissimo, perché comunque eh, molte cose sono state dalla, dalla nostra parte. Eh, per alcuni episodi che sono successi di punti tolti, messi, però eh, pazienza, significa che doveva andare così. Di buono c'è comunque che abbiamo mh, dei buoni giovani, mh, 2000, che possono transitare in, in prima squadra e fare comunque un campionato dignitoso anche con la prima squadra. E questo è proprio uno dei presupposti fondamentali, crescere per arrivare alla fine in prima squadra e penso che le basi che si siano buttate quest'anno siano più che buone. Ma, eh, infatti dicevo che proprio nel settore giovanile abbiamo avuto il boom, sicuramente mh, proprio perché eh, il Bagheria alla Juniores ha la prima squadra e quindi tantissimi giovani eh, vengono proprio nel Bagheria per arrivare un giorno in, eh, in prima squadra. Eh, e sono convinto che ci riusciremo perché a partire da, dai giovanissimi eh, 2004-2003 ci sono molti elementi validi.